Palazzo Damiani a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, un gioiello da riscoprire. Visita guidata nello storico Palazzo Damiani a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio con alcuni eredi dell'antica casata. Nel cuore del centro storico della cittadina si sono dati appuntamento un gruppo di intellettuali che avevano ammirato il palazzo sia l'esterno che l'interno sotto le indicazioni di Vittoria Ranieri, nipote di Don Giuseppe Damiani, e di Vittoria Gagliano, nipote di Donna Giulia Damiani. Il palazzo, ha spiegato Vittoria Ranieri, venne eretto nel 1537. La data coincide con la costruzione del castello della Chiesa Madre. La storia di questa famiglia nobiliare ha le sue origini in Francia. Il magnifico portale di granito, realizzato dagli Scalpellini di Serra San Bruno, è stato particolarmente apprezzato dai visitatori. Teresa Paone, artista e maestra di yoga, Pasquale Talarico, scrittore, Alfonso Molea, editore, Luigi Stanizzi, giornalista professionista. Presente anche Ludovica Ranieri, studentessa di Satriano Marina. Tutti, oltre ad aver ammirato il palazzo, seppure rimaneggiato in alcune ale, hanno avuto parole lusinghiere su come si presenta il borgo di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, in alcuni scorci, vicoli e piazze. Una cittadina da visitare per la sua storia, il suo paesaggio, le sue opere d'arte e le sue antiche tradizioni. Su Palazzo Damiani saranno gli eredi, magari di concerto con le istituzioni, a deciderne il futuro per farlo diventare fruibile in attività culturali o ricettive. Vittorio Ranieri, fra l'altro, ha messo in rilievo che l'architetto Giuseppe Damiani, durante l'invasione francese, si adoperò per risparmiare dall'incendio le chiese e i paraventi sacri. A sue spese, inoltre, fece costruire in marmo finissimo l'altare della Congrega del Santissimo Sacramento. L'altare tutt'oggi si trova nella chiesa matrice di Sant'Andrea Ionio.